22 ottobre, Sondrio, mi raccomando, aspettatemi. L'assemblea nell'anno della maturità di ANOLF, ovvero i 18 anni dell'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere che è presente sul territorio provinciale dal 2006, ha segnato l'avvicendamento tra la carica di presidente, che passa da Chiara Casello, a lo Sheikh, finora suo vice. Teatro dell'incontro, la sala del Mato Grosso ad Albosaggio. È un momento di bilancio dove andiamo a guardare al passato, sicuri di aver fatto un buon lavoro, ma consapevoli anche di dover fare ancora molto altro. Un percorso di crescita tra continuità e rinnovamento per la preziosa associazione di volontariato della quale con tutta probabilità in molti ignorano l'attività. Chi si occupa di promuovere la legalità e le informazioni e l'inclusione per cittadini provenienti da altri paesi che vogliono vivere nel nostro paese, nello specifico nella nostra provincia di Sondrio. Il rinnovo del consiglio e il passaggio di cariche tra il presidente e quella che ora è la sua vice sono stati l'occasione per guardare al futuro anche alla luce delle nuove incombenze legate agli scenari internazionali. Dal 24 febbraio praticamente è cambiato tipo di immigrati che vediamo, però essendo già avendo l'esperienza dell'emergenza primavera araba del 2011, quindi ci eravamo già preparati. È vero che le procedure sono diverse, però da quando abbiamo saputo che ci sono persone che fuggono dall'Ucraina o comunque persone che non sono cittadini ucraini ma erano residenti in Ucraina prima del 24 febbraio, praticamente ci siamo preparati e il nostro aiuto è andato verso praticamente le procedure, quindi fissare appuntamento con la questura, compilare moduli, comunicare i comuni e quindi è anche la ricerca del lavoro e informare tutti quelli che magari anche hanno già familiari qua in Italia che devono fare la domanda di ricongiungimento familiare. Il primo contatto con ANOLF normalmente gli stranieri lo hanno per ciò che sul suolo italiano è indispensabile. Allora, quello che ci chiede prima di tutto è il permesso di soggiorno, il titolo di soggiorno, perché è quello che gli permette di poter stare in Italia, di avere la residenza, di poter anche essere assunto, quindi di lavorare. Quindi il permesso di soggiorno è il documento, diciamo, più importante. La raggiunta maturità anagrafica di ANOLF ben si ravvisa negli sforzi e nelle attività che quotidianamente porta avanti, grazie ai volontari, alla collaborazione con il sindacato CISL che da sempre supporta l'associazione, alle reti istituzionali e informali che, grazie anche a esperienze di progettazione comune come progetto Fami Vir e Valli in Rete, si sono risaldate. Quasi 5.000 le persone che in questi 4 anni hanno potuto fruire delle consulenze di ANOF, diversi progetti in collaborazione con enti pubblici come uffici di piano, ATS, prefettura e privato sociale, cooperative come Altra Via, Nisida, Lotta contro l'emarginazione e Forme, per promuovere momenti di informazione, di incontro e di confronto con chi arriva nel nostro paese per vari motivi, che siano questi politici, familiari oppure economici. L'obiettivo è quello di continuare in questa direzione, cercando nuove forme di collaborazione e di finanziamento a questi progetti. Una curiosità, non tutti gli stranieri arrivano in Valtellina per restarci, anzi. In aumento, ma c'è una parte che sta emigrando, praticamente la parte che è diventato italiano, come gli italiani sono in aumento di emigrare, quindi anche gli stranieri che arrivano, che dopo 10 anni ricevono la cittadinanza, ci sono tanti anche che emigrano. Qualcuno va in Francia, qualcuno va in Germania e qualcuno va in Svizzera per cercare lavoro e dove magari si guadagna di più.